Valutare e certificare le caratteristiche dell'olio extravergine di oliva che si produce in provincia di Frosinone, analizzandone il sapore, il colore, l'odore e l'aspetto, per garantire ai migliori prodotti la denominazione di origine protetta. Questo è il compito del panel, che da oggi si arricchisce di una nuova sede nel cuore del capoluogo ciociaro, in via Marittima. 20 gli esperti che analizzeranno una delle eccellenze della terra ciociara. Il panel è l'unico organismo del territorio in grado di dare la certificazione DOP ai produttori che ne fanno richiesta. Noi abbiamo ricevuto dei campioni che abbiamo dovuto valutare e poi rimandare le risposte per vedere se eravamo in grado di valutare un olio e soprattutto se eravamo allineati con i giudizi degli altri panel. Per fare questo bisogna avere delle condizioni di assaggio standardizzate e da lì l'esigenza di costruire una sala che abbia delle caratteristiche ben precise così come prescritto dalla normativa. All'inaugurazione ha preso parte anche l'assessore regionale all'agricoltura. Questa è una dimostrazione, questa inaugurazione di stamattina, di come i soldi pubblici vengono impiegati bene e soprattutto sono mirati a creare occupazione e sviluppo. Il prossimo obiettivo della Camera di Commercio è la promozione a livello internazionale dell'olio ciociaro DOP. Siamo con una sala panel che in questa parte della provincia non era presente. Il secondo aspetto è quello di continuare nel percorso di crescita del nostro territorio, degli elementi caratteristici del nostro territorio, quindi riprendere il percorso dell'olio DOP che erano 2 anni che si era arenato. Quando saremo in grado, contestualmente dobbiamo cercare di creare una canalizzazione di vendita del nostro prodotto. La sala panel si trova nella sede di Innova, l'azienda speciale della Camera di Commercio. Il progetto Olio è un progetto di Innova. Innova è un'azienda speciale che si occupa di formazione e noi assistiamo gli ovicoltori dall'inizio alla fine, praticamente facendo corsi per la potatura, per la salvaguardia del frutto.